Nell'assestamento di bilancio approvato ieri a Cagliari, la Regione destina 3 milioni per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria al Palazzo dei Congressi. L'obiettivo, intanto, è quantomeno recuperare l'anfiteatro. Questa mattina grande partecipazione, soprattutto delle forze politiche, alla manifestazione in difesa della sanità algherese. Dal sindaco ai consiglieri comunali di opposizione c'è unità di intenti. Nel TG le interviste. Nella consueta pagina sportiva del sabato presenteremo gli appuntamenti del weekend. L'amatori rugby gioca oggi in anticipo. Spazio anche a calcio, futsal, basket e volley. Un saluto a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete visto e sentito dai titoli, il Palazzo dei Congressi in primo piano, perché nell'assestamento di bilancio da 80 milioni approvato ieri dal Consiglio regionale ci sono risorse proprio anche per il Palacongressi, nello specifico 2 milioni per la manutenzione straordinaria e 1 milione per interventi di manutenzione ordinaria. Lo stesso importo che nelle finanziarie del quadriennio 2015-2018 da consiglieri regionali Marco Tedde, l'attuale assessore al bilancio e alla programmazione Giuseppe Fasolino, chiesero ripetutamente di prevedere con emendamenti mirati che furono poi respinti dall'allora maggioranza di centrosinistra. Una somma che non sarà sufficiente a sistemare completamente la struttura Maria Pia, ma che può essere utilizzata per gli interventi intanto di messa in sicurezza e per l'anfiteatro che per diversi anni ha ospitato eventi musicali e di spettacolo a livello internazionale. Parliamola di sanità però anche, un tema ovviamente molto importante e delicato, perché questa mattina gli esponenti di diverse forze politiche si sono ritrovati all'ospedale Marino per firmare una petizione riguardante le nostre strutture sanitarie, le criticità da risolvere e la costruzione del nuovo ospedale. L'obiettivo è coinvolgere ovviamente tutti i cittadini per un diritto sacrosanto che è quello della salute. Questa mattina c'eravamo anche noi, abbiamo realizzato diverse interviste, sentiamo allora il sindaco Mario Conoci, l'assessore alla sanità e ai servizi sociali Maria Grazia Salaris, i due ex primi cittadini Marco Tedde e Mario Bruno, poi diversi consiglieri comunali per la maggioranza, i forzisti Nunzio Camerade e Tatiana Argioras, poi Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore del centro-sinistra, così come Mimmo Perisi e Roberto Ferrara del 5 Stelle, per l'opposizione infine Giovanni Spano del PISDAZ. No, le amministrazioni parlano per atti, non esiste nessuna determinazione sulla vendita del Marino. Noi abbiamo bisogno di tutelare le nostre strutture sanitarie, sia il civile che il Marino, di rafforzarle, di fare in modo che riprendano anche a operare così come avveniva qualche tempo fa. Veniamo da alcuni anni, diciamo 5 anni di abbandono, anzi di progettualità che tendevano a sminuire, a demolire, diciamo, la sanità territoriale. Dobbiamo invece far riprendere la centralità che Alghero merita, ha tutte le possibilità, esiste un'interlocuzione strettissima con l'amministrazione regionale, c'è l'impegno della realizzazione del nuovo ospedale, però a noi adesso interessa far funzionare ciò che abbiamo. Ma sicuramente essere qui oggi è molto importante, la testimonianza è la dimostrazione che il territorio è sempre unito quando si tratta di difendere i suoi presidi ospedalieri e soprattutto un servizio primario come quello alla sanità e al benessere di tutti i cittadini. Quindi siamo qui per chiedere maggiore attenzione da Cagliari verso quella che è la realtà sanitaria della nostra città. No, non l'abbiamo mai fatto in questa città e dobbiamo andare avanti uniti, è troppo importante, riguarda tutti i nostri concittadini. Rimettiamo all'ordine del giorno, lo abbiamo fatto in questi anni, continuiamo a farlo, il tema di un nuovo ospedale, ma nel frattempo c'è da riattivare immediatamente tutte le funzioni dell'ospedale Marino, tutte. Contemporaneamente c'è un piano sanitario che va avanti, c'è l'attuazione di questo piano da parte dell'azienda sassarese, lungo degenza innanzitutto perché aumentano gli anziani per fortuna, ma aumentano anche le malattie e le cronicità. Un'unità di terapia intensiva che deve essere messa in funzione perché è pronta, servono gli anestesisti, ma c'è la possibilità di fare una convenzione tra l'azienda mista e l'ATS, quindi l'azienda sanitaria del territorio. Ci sono tutte le potenzialità per fare in modo che la sanità di Alghero possa riprendersi, ma occorre un'azione forte e questa è una dimostrazione che c'è unità, che c'è consapevolezza, che solo attraverso l'unità si possono ottenere i risultati.
No, io credo che questa sia una prova di grande compattezza delle forze politiche algherese e così dobbiamo proseguire, anche se non dobbiamo dimenticare quello che non è accaduto in questi ultimi 5 anni, ma non ci possiamo assolutamente cullare sugli allori delle responsabilità altrui. Credo che la giunta di centrodestra oggi debba agire, debba reagire, debba invertire una tendenza di depotenziamento complessivo della sanità algherese. Questo ospedale marino non può assolutamente diventare un ambulatorio o un day hospital. Sì, in realtà su questo tema siamo sempre stati abbastanza uniti da tempo, sotto qualsiasi consiliatura. Il problema è che poi le cose non cambiano, ci sono sempre criticità importanti che devono essere risolte per i nostri ospedali. Quando si affronta una riforma sanitaria si deve fare in modo non soltanto di guardare ai conti e che tutto quadri secondo le norme, ma bisogna usare il buon senso, quindi rispettare i presidi presenti sul territorio, rispettare le strutture ospedaliere, soprattutto quando offrono servizi di eccellenza, come il caso specifico del Marino. E quando si fa una riforma occorre avere idee chiare e soprattutto poi conoscere le peculiarità di un territorio. Forse te legge, anche se tengo a sottolineare che questa non è una manifestazione, una raccolta firme che vede partiti politici di parte schierati. Oggi siamo qui, come in passato siamo sempre stati vicini alle strutture ospedaliere, e abbiamo dei problemi molto gravi e credo che ogni occasione sia buona per poter esprimere la propria contrarietà rispetto alla situazione della sanità in genere. Quindi ben vengano queste iniziative, sicuramente noi ci saremo, o come Forza Italia o come semplici cittadini, ma ci saremo sempre. Sulla sanità non bisogna dividersi. Assolutamente no, questo è un tema troppo delicato, troppo importante per la nostra città e per il territorio. Per cui Forza Italia è presente, ma non è una questione di colori, di partiti, è una questione che riguarda tutti noi e quindi ci batteremo fino all'ultimo su questo argomento. No, non ci si divide e poi si batte sempre solo per un interesse comune. La salute e tutelare la salute è un dovere per tutti noi, che tutti quelli si occupano di politica. Io sinceramente dico, dopo tanti anni, adesso sono già 6 anni che sono attivo in politica, la tristezza è vedere che comunque siamo sempre fermi, dobbiamo premere forte in regione perché qualcosa cambi. Abbiamo un processo continuo di peggioramento di quelli che sono i servizi offerti a tutti i cittadini ed è inaccettabile. Ma sì, la cosa positiva è che siamo tutti uniti, al di là degli schieramenti, credo che fosse questo l'obiettivo di chi come noi ha voluto lanciare questa petizione, vedere qua persone anche che inizialmente non erano parte di questa petizione partecipare, quindi centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle, tutti insieme per la sanità. Noi interessa che questa struttura dell'ospedale Marino mantenga la sua funzione sanitaria, non entriamo ovviamente nei tecnicismi, se che tipo di interventi o che tipo di funzioni debba avere il marino e che tipo di funzioni debba avere il civile, questo lo devono fare i tecnici, ma ci interessa che il malato algherese possa curarsi in Alghero. Tutti uniti, oggi ci troviamo come liberi cittadini, non solo come consiglieri comunali, ma come liberi cittadini per chiedere una sanità migliore ad Alghero e per tutelare le nostre potenzialità e i nostri ospedali. Siamo qui perché tutti sappiamo com'è la situazione del Marino e credo che facendo una battaglia tutti insieme, tutti uniti, fuori dalle bandiere, potremo veramente ottenere quei risultati che sono il primo livello nel caso degli ospedali Alghero e poi mantenere i servizi che oggi sia qui che nell'altro ospedale ci vengono a mancare. Ci sono. Certamente questa è una battaglia degli algheresi, una battaglia che il Fisdazza ha sposato come sua, ma si è fatto promotore di un'iniziativa che è stata accolta gioiosamente da tutte le formazioni politiche della città. Battaglia degli algheresi, non possiamo cedere servizi sul sistema sanitario, ma al massimo implementarli. Questo è un dovere di ogni cittadino algherese e del territorio del nord ovest della Sardegna, difendere i presidi esistenti e richiedere a gran voce il miglioramento di ogni servizio possibile. Ci scusiamo per l'audio delle ultime interviste, sempre per la politica, nel giro di poco tempo, questione di ore potremmo dire, è andato ad Alghero il secondo circolo di Fratelli d'Italia che fa riferimento all'assessore Marco Di Gangi e al consigliere comunale Christian Mulas. Ieri nella Sala della Misericordia la presentazione, sentiamo allora proprio Di Gangi e Mulas.
Oggi abbiamo il piacere di segnare intanto una prima importante tappa formale per il riconoscimento del circolo, la ratifica del circolo di Fratelli Italia ad Alghero, che vede tra i suoi promotori me e il consigliere comunale, nonché capogruppo, Christian Mulas. Noi siamo estremamente soddisfatti perché in questo modo possiamo finalmente dare un supporto forte, immediato e diretto all'azione amministrativa della maggioranza guidata dal sindaco Mario Conoci e in regione alla maggioranza guidata dal presidente Christian Solinas. Abbiamo contribuito in maniera determinante, lo voglio ricordare, alle elezioni comunali, non a caso io e Christian siamo stati rispettivamente il primo e il secondo più votati, secondo i più votati, e questo ci mette nelle condizioni ovviamente di gestire con grande senso di responsabilità questo consenso e di cercare di rappresentare nella maniera migliore possibile tutti coloro i quali ci hanno votato, ma non solo, io direi tutta la comunità algherese. Io credo che sia arrivato il momento di far capire che comunque noi rappresentiamo in Consiglio Comunale il simbolo dei Fratelli d'Italia, che è un partito ben rappresentato a livello nazionale. Siamo orgogliosi di rappresentarlo e stiamo lavorando per farlo crescere e quindi non possiamo dire di più che questo partito sta sempre crescendo con interventi, con mozioni, con interrogazioni, quindi è un partito che sta dimostrando le proprie capacità all'interno del Consiglio Comunale. Fermiamo adesso per una prima pausa pubblicitaria, tra poco. Quest'oggi si chiude l'esperienza lavorativa di uno dei personaggi più conosciuti in città. Si tratta di Franca Lavigilesse, o meglio di Franca Pischedda, che dopo 40 anni di onorato servizio oggi va in pensione. Ieri abbiamo avuto il piacere di averla nei nostri studi e l'abbiamo intervistata. E oggi a Catalan TV è venuta a trovarci Franca Pischedda, perché questo in realtà è il suo nome, ma tutti noi la conosciamo come Franca la Vigilessa. Lei diceva poco fa, io non capisco tutto questo clamore per il fatto che vado in pensione. No, il clamore c'è. Prima Vigilessa donna ad Alghero ad andare in pensione, quindi si chiude un'epoca, Franca. Si chiude, io penso invece di aprirne un'altra, una nuova vita, la mia pensione. Però per la città di Alghero effettivamente tu rimani la Vigilessa, perché tutti ti chiamano quando ti incontrano per strada come facevamo noi, Franca, Franca la Vigilessa. Certo, non lo so, io ancora oggi indosserò, sono a 48 ore della pensione, indosserò ancora i miei anfibi, non ho pensato a quando non li indosserò più, che come farò, che cosa succederà, non ci ho ancora pensato, sono ancora la Vigilessa. Sì, ma per tutti ad Alghero tu resti Franca la Vigilessa, perché quando noi ci dovevamo chiamare, c'è Franca la Vigilessa, per chiedere un'informazione, per chiedere magari se si poteva lasciare la macchina o la moto da qualche parte, e quante volte ci hai sgridato, lo dobbiamo dire giustamente. Ma noi stiamo registrando questa intervista oggi perché abbiamo avuto il piacere di averti qui, però in teoria va in onda nella giornata di sabato, ovvero il tuo ultimo giorno di lavoro, quindi quando andrai in onda questa intervista sarai quasi pensionata. Eh sì, secondo che ore sono già pensionata, io smonto alle 14 e alle 14 e un minuto sono dipendente INPS. Puoi parlare per favore della tua esperienza di vigilessa? E lo so che ci vorrebbero minuti e minuti, noi abbiamo poco tempo, però che cosa ti resta? Che cosa mi resta? Mi resta essere la vigilessa, lo sarò per sempre. Alla fine sono stati tantissimi anni, che cosa ti porti dentro? Mi porto dentro tutto, non ho mai fatto nient'altro nella vita, prima ero una studentessa e poi una vigilessa, sarò sempre una vigilessa. E adesso cosa fai? Adesso mi sto per andare a casa a prendere servizio, farò ancora una giornata di pattuglia. E dopo che finisce tutto? Farò, chi lo sa, magari farò la politica. Mitica Franca, e ovviamente auguri, perché insomma si inizia la pensione. Contributi a favore delle associazioni di volontariato. Assessorato ai servizi sociali ha pubblicato l'avviso pubblico per l'erogazione delle sovvenzioni. I contributi sono destinati alle associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale in ambito socioassistenziale che hanno svolto nel corso dell'anno interventi solidaristici e di promozione del benessere a favore della collettività. Potranno fruire del contributo le associazioni formalmente riconosciute, costituitesi con atto pubblico e aventi personalità giuridica, le quali
abbiano svolto la propria attività nel territorio del comune di Alghero nel corso dell'anno 2019. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del 16 dicembre. La modulistica si può reperire presso l'ufficio dei servizi sociali e presso l'ufficio Info Alghero oppure sul sito del comune. La montata del contributo concesso, spiega Maria Grazia Salaris, assessore ai servizi sociali, compatibilmente con le risorse appositamente stanziate nel bilancio 2019, verrà stabilito in relazione al numero di domande presentate e ammesse previa compilazione di una graduatoria che prenderà in esame diversi parametri. I parametri sono l'attinenza, coerenza e rispondenza con la programmazione generale dell'amministrazione, l'attività dell'associazione svolta o programmata per l'intero anno solare, l'attività in favore della popolazione giovanile presente sul territorio del comune di Alghero, le azioni di sensibilizzazione alle tematiche e ai bisogni familiari con offerta di servizi family friendly in sintonia con il piano strategico della città e con il piano aziendale Family Audit. E oggi ad Alghero, e non solo, si svolge la colletta alimentare. Nei maggiori supermercati cittadini, da questa mattina e per tutta la sera, ci sono numerosi volontari che spiegano come poter aiutare chi è meno fortunato di noi con l'acquisto di beni di prima necessità. L'ho spiegato ai nostri microfoni uno di questi volontari. Buongiorno a tutti, sono responsabile del Banco Alimentare. Con questa possibilità che mi dà l'emittente televisiva, volevo ringraziare le persone cui fanno parte di questa bella realtà che circonda Alghero, non solo come gesto umanitario ma come gesto educativo, perché raggruppiamo tantissime persone tra cui scuole e anche delle associazioni, tipo gli scout, anche la Prodo di Alghero e poi anche il Barracili è stato molto disponibile quest'anno per darci una mano per il traffico. E anche le persone che vedete qua che ci danno una mano tutti gli anni, molto generosi, gratuitamente, senza nessun impegno. E noi siamo sempre generosi affinché tutto ciò vada a chi ha veramente bisogno, con la speranza che tutto ciò prima o poi finisca, però giustamente non siamo noi a decidere. Facciamo sempre presente la comunità Alghero disponibile a darci gli alimenti tutti gli anni, con molta discrezione, molta sincerità anche, perché molta gente viene qua poi apposta perché vede in televisione la pubblicità che viene fatta in televisione sia regionale che nazionale. Niente, tutto questo do una mano anche io a ringraziare tutte quante queste persone e a rendersi partecipi per questa giornata. Ringraziamo sempre la comunità di Alghero e la colletta alimentare è aperta anche stasera nei punti vendita già stabiliti fino alle ore 19, perciò chi vuole darci una mano siamo disponibili ad accettarvi in qualsiasi momento. Grazie e buona giornata. Allora l'invito ovviamente a partecipare anche questa sera, come è stato detto nell'intervista. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il coro Matilde Salvador propone per domani, domenica 1 dicembre alle 18, una riflessione guidata dal dottor Paolo De Martis del progetto Aurora del Comune di Sassari, incentrata sulla prevenzione della problematica violenza di genere. Il coro Matilde Salvador accompagnerà le fasi con alcuni brani tratti dal repertorio di Fabrizio De André, arrangiate e rielaborate per coro dal maestro Mauro Zuccante. Ci fermiamo ancora per qualche istante, a tra poco con la pagina sportiva. Apriamo la consueta pagina sportiva del sabato con il rugby, anticipo per l'Amatoria Alghero nella sesta giornata del campionato di Serie A, girone 1. La formazione algherese sarà di scena oggi sul campo della Proreco per un'altra difficile gara. Si gioca in Liguria con la speranza di guadagnare punti preziosi in classifica che attualmente vede l'Alghero penultima con 5 punti. A meno di 7 giorni dalla gara di casa persa con la capolista Accademia Nazionale Francescato, l'Amatori Rugby Alghero ritorna in campo oggi alle 14. Si giocherà infatti in anticipo la gara che opporrà gli algheresi alla Prorecco. Si va dunque in Liguria a cercare punti che mai come quest'anno è tanto difficile e faticoso guadagnare. Il girone 1 è formato da squadre veramente competitive e l'Alghero sta faticando un po' a trovare il giusto ritmo per stare testa a testa con compagini che sono attrezzate già per il salto di categoria.
Come le altre già disputate, la gara di domani sarà difficile contro una formazione ostica che in classifica ha già 13 punti, mentre i catalani sono al penultimo posto con 5. Inoltre martedì la formazione algherese ha visto dimettersi l'allenatore Steve Bortolussi e da quello stesso giorno è affidata al pilone argentino Poloni. Oggi sarà un'altra battaglia, ma l'intera formazione sa che fino alla fine della stagione ogni gara sarà così. La compagine genovese arriva dalla vittoria interna con il Rugby Milano e domani vorrà vincere in casa per continuare a far bene. Sarà necessario sfoderare una buona prestazione per cercare di tenere testa ad ogni avversario, sia sul campo che in casa. Il 15 algherese avrà ancora defezioni tra le sue fila, ma la squadra che scenderà in campo è cosciente che è aperta la caccia a punti importanti per la classifica. Kick-off, come detto, alle 14, la direzione di gara affidata al signor Daniele Vagnarelli di Milano. Giusto, per non creare confusione, Amatori Alghero, che giocherà, come detto, d'anticipo quest'oggi e non domani. Passiamo al calcio. Nel girone G di seconda categoria, in programma la nona giornata, l'Audax ospiterà l'Ittiri Sprint, capolista assieme alla Ploaghe con 20 punti, 5 in più dei biancoverdi, che sono però reduci da una striscia positiva di 6 partite. Giocherà in casa anche il Treseliges, che in settimana ha recuperato il match contro il Ploaghe perdendo 2-1. Domani la squadra di Bardini ospiterà il Fanalino di Coda Padria. Come sempre, anche un passaggio su terza categoria con il 1945 Alghero che giocherà a Villanova Monteleone sul campo del Minerva e sulla prima categoria con l'Olmedo, penultimo in classifica nel girone D, che domani affronterà il Badesi, seconda forza del campionato. Passiamo al calcio a 5. Oggi in campo sia Futsal Alghero che Audax, i giallorossi che in settimana hanno cambiato guida tecnica con Mattia Canu al posto di Fabio Cossu, saranno di scena a Cagliari nel pomeriggio contro la Delfino per la 10ª giornata di C1. Scontro salvezza per la Futsal, che vuole cancellare il brutto KO della settimana scorsa. In C2 invece si gioca l'8ª giornata con l'Audax, che giocherà nel tardo pomeriggio sul campo dell'Arzachena, che in classifica ha 2 punti in più degli algheresi. Spazio anche al basket in B femminile, 3ª giornata di ritorno con la Mercede che ospita il Pala Corbia, lo Spirito Sportivo. Biancoazzurra a caccia di una vittoria per mettersi alle spalle il periodo negativo caratterizzato da 4 KO consecutivi, l'ultimo dei quali in settimana contro il New Basket Ploaghe. Reduce da un buon momento invece la Coral, che nel campionato di Serie D maschile, questo pomeriggio i ragazzi di Coach Corrias vanno a caccia della 5ª vittoria di fila sul campo del Cus Sassari, che in classifica 2 lunghezze di ritardo degli algheresi, attualmente secondi in classifica. E spazio in chiusura anche alla pallavolo nella nostra pagina sportiva. Abbiamo intervistato infatti Pasqualino Sot, già allenatore della prima divisione femminile della Gymnasium Alghero. Con lui abbiamo parlato del debutto di oggi delle sue ragazze, ma anche delle altre squadre del settore giovanile. Si parla di pallavolo a Catalan TV in questa giornata nella pagina sportiva. Pasqualino Soggia, allenatore della prima divisione femminile della Gymnasium Alghero. Innanzitutto parliamo di questo, cioè della squadra che segue, ma poi parliamo anche di tutta la Gymnasium, perché ci sono diverse squadre di cui parlare. Sì, allora io seguo la prima divisione femminile, è una squadra che abbiamo praticamente nel tempo fatto confluire diverse ragazze del nostro settore giovanile, quindi insieme alle ragazze più esperte stiamo affiancando le ragazze che pensiamo essere più dotate, in modo da accelerare il processo di miglioramento delle stesse. La stagione è cominciata? No, iniziamo questo sabato alle 18 in via Diez. Con chi giocate? Giochiamo contro una squadra di Sassari molto quotata, che è la Silvio Pellico, quindi speriamo vada bene. E allora lasciamo un attimo la prima divisione femminile, parliamo della pallavolo maschile della Gymnasium. Sì, quest'anno continuiamo anche il progetto per ridar vita al settore maschile, che è un po' stato trascurato negli ultimi anni, e ci presentiamo con una prima divisione e un under 18, quindi sia facciamo anche il settore giovanile insieme alla squadra di serie e niente, stiamo anche avviando una collaborazione con la Sottorete, che è l'altra squadra maschile di Alghero, che ha però un parco giocatori di età più avanzata, Quindi alla fine collaborazioni, nuovi progetti. Per quanto riguarda invece i più piccolini e le più piccoline?
Col settore giovanile riusciamo a coprire tutti i settori, quindi partiamo dagli S3, che è il vecchio mini volley, abbiamo l'under 12, l'under 13, il settore giovanile misto, quindi under 13 misto, l'under 14 e l'under 16. Quindi siete presenti praticamente su tutte le fasce d'età. Chi fosse interessato a venire a provare a giocare a pallavolo con voi, soprattutto i più piccoli, dove si deve, diciamo, recare? Come si può informare? Abbiamo nei nostri profili dei social network gli indirizzi, i numeri telefonici ai quali riferirsi. Adesso non sto a dire, noi ci arriviamo nella palestra di via Diestra e nella palestra di via Tarragona, però non conosco tutti gli orari proprio perché abbiamo tantissimi gruppi, quindi è molto più pratico se magari consultano le informazioni nella pagina Facebook, per esempio, dove ci sono i numeri di telefono. Il volley chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale, a me non resta che augurarvi un buon weekend. Grazie per l'attenzione e arrivederci.